5 secondi all'inserimento. Bello a tutti, membri del clan, insomma, siamo qui finalmente ritornati. 1v1, solo pistole silenziato. Oggi siamo qui in compagnia di Xiao. Saluta. Ciao. Allora, ragazzi, ho un operatore con una pistola non molto... Perfetto. E non è molto... cioè, che non fa molto danno, però... Perfetto. È stato uno dei round veramente più immediati mai fatti. Neanche il tempo di fare la intro. Vabbè, comunque dicevi... se mi vuoi chiamare in un modo, diciamo, più facilitato, anche Ale. Guarda come mi copia le tattiche. t'ho sentito, sì, sono anche leggermente cuffiato, ovviamente. Non lo alzo anche un po'. L'ho visto. Porco Giuda. Nella stanza proteggete il contenitore. Figlio di merda. Lasciate perdere il contenitore. Ma vale prendere l'obiettivo. Ma in realtà sì, però cerchiamo di no, perché dai, una 1v1. Cosa? L'attacco è abbastanza scarso. Appunto per questo sapevo che avessi fatto così, perché visto che non stavo prendendo l'obiettivo non ti potevi immaginare che stavo riuscendo lo stesso a mirare. No, dai! Stavo mirando lì, l'unico momento che tu hai cacciato fuori la testa è stato l'unico momento che ho alzato la visuale. Fantastico. Trotta mercoledì, con la skin. Io già non lo posso dire perché spoilerei già lo speciale 3000, lo vedrai. Da dove? Si è rischiata molto, Sì, vabbè, ma guarda. Il nemico ha trovato il contenitore. Porca puttana, aspettate. Bestia. Speriamo che non mi veda. Perché non mi mettono un tasto che se lo tieni premuto, come c'è su COD e su Paladins addirittura, in cui vedi l'arma, ti fa l'animazione per vedere la mimetica. Perché ancora non c'è? Ubisoft. Sveglia un po'. Proteggete il contenitore di Oddio! Oddio! Avevo uno di vita, avevo. Io devo ricaricare. Mi sono nascosto nel mio fantastico mobiletto. Sì, perché non mi hai visto, hai pushato l'obiettivo, ma mi hanno messo appunto lì dietro sperando che non mi vedevi con il drone. Se ne si potrà parlare, ma per ora proprio no. È totalmente impossibile. E quanto riguarda, qual è l'altra domanda? Se giocherai con gli iscritti. Ah, sì, classificate. Ah beh, in live sì, per le classificate già ogni tanto lo faccio. Per esempio l'altro giorno ho pubblicato Italiani versus Italiani, che l'ho registrato la settimana scorsa. Per cui, cioè sì, alcune volte le faccio. Non sempre, perché comunque le classificate mi ci impiegano quasi una mezz'ora, e quella mezz'ora avrei fatto 8 persone. Cioè, per cui, cioè, se dovessi fare classificate con gli iscritti venerdì e sabato, perderei troppo tempo con poche persone. Tutto chiaro.
Annaglia la puttana. Lo sapevo come avresti sentito, però ci ho provato. Volevo scappare sopra le cose per poi andare all'obiettivo e fregarti lì, ma niente. Io perché sto giocando anche senza l'elite, per cui non ho neanche potuto dropshottare la mimetica di sta pistola. Ma perché il manico, che è l'unica cosa abbondantemente figa, non lo posso vedere perché non c'è nessuna animazione, boiaca. Ma che poi, ora che ci penso, ma quanto cazzo è insensata sta doccia? Stavo guardando la doccia, che stavo dicendo, ma quanto è insensata sta doccia, la stavo guardando, perché mi era venuto in dubbio, perché ero lì in mezzo, ho detto, ma questa doccia non ha senso. Cioè, è fatta male, cioè non ha totalmente senso di esistere una doccia del genere. E tutto sentito dopo che mi stavi pushando piano piano dalla scalina. Ma hai fregato, ma zio bestia. Da quando le night salvangono? Ah, non lo sapevo, scusa. No, vabbè, tranquillo, tanto non mi hai fatto danno. Ho pushato quello che doveva essere l'obiettivo, mi hai fregato perché non era l'obiettivo. Ottimo. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. E ringrazio Ale per aver partecipato, saluta. Bella. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bella.